tutti, mi spiace non essere collegata in diretta con voi, sono in consiglio comunale ma ci tenevo tanto a farvi un saluto, è un grande orgoglio che anche quest'anno, in un anno così complesso, il nostro premio letterario Città di Sarzana vada avanti con tantissimi autori da tutta Italia e non solo, con tanti magnifici premi. Grazie, un grazie particolare devo farlo a una donna straordinaria, tenace, coraggiosa, che nonostante tutto non si è fermata e lancia a tutti un grande messaggio di speranza. Susanna Musetti, brava, grazie. Torneranno le serate sotto le stelle di questo premio, hai dato una prova di grande coraggio e Sarzana è con te. In bocca al lupo a tutti i partecipanti. Allora, quarta classificata, siamo addirittura d'arrivo, Valeria, con il libro Le libellule di Mirella S. Anche questa recensione è stata scritta dal vicepresidente, io sono solo la voce narrante stasera dei suoi confronti perché ha voluto fare anche questa. Il testo di Mirella Scorsonelli si divide in tre racconti che simbolicamente vengono vissuti da tre momenti della vita della protagonista. Il primo, il volo, quando cerca di liberarsi dalle sue insicurezze e paure derivanti anche dal mancato amore della madre, cercando di aprirsi a una vita felice e piena d'amore. Il secondo, la caduta, quando nel tentativo di liberarsi dal dolore provocato dalla separazione che credeva in quest'amore, uccide l'uomo. E la fine, quando trasforma, e lei si trasforma in una specie di serial killer di soggetti alienati e sofferenti, sperando di trovare la felicità. Felicità agonista e cercata per tutta la vita. L'autrice ci disegna un mondo fatto di violenza domestica, di genitori che maltrattano i propri figli, di malessere esistenziale, scava nella profondità dei personaggi con grande capacità descrittiva e analitica. E io dico che lo fa bene questo perché la scrittrice è un psichiatra. Nel romanzo c'è pure un grande personaggio positivo, come di solito c'è, no? Nei romanzi ci sono anche le persone positive, in questo caso Lucilla, che è la luce della speranza e con la sua bontà ci restituisce fiducia per un mondo migliore. Il libro scorre velocemente, con poche pause, l'assenza di dialoghi gli dà una veste di semisaggio, ma ci permette di dialogare con le parti più profonde del nostro animo. E magari l'intento dell'autrice è proprio quello di farci scoprire che c'è una Clara dentro di noi. Sicuramente dentro di noi ci sarà una Clara. Non si sa. Lo chiediamo all'autrice Mirella. Dentro di noi c'è una Clara? Io mi rifaccio a una frase che utilizzo molto spesso, i buoni lo pensano e i cattivi lo fanno, quindi dentro di noi ci sono parti cattive, ma non tutti fortunatamente le mettiamo in atto. Così come ci sono parti buone e purtroppo non sempre le attualizziamo. Io approfitto per ringraziarvi tantissimo dello spazio che mi avete dedicato, del premio e di tutto il vostro lavoro che è veramente encomiabile. Grazie. Grazie, grazie, ma ormai ci siamo alla fine. Io sa cosa ho detto? Che il Signore l'ottavo giorno si è riposato. Mi sa che io mi riposo domani sera, faccio fare alle due giurate, io faccio un po' solo da presentatrice. Che dice Valeria, può funzionare? Direi proprio di sì. Ce lo merita. Anche perché
Approfitto per dire che domani sera ci sarà l'intervista con Ilaria Cacqua, quindi voglio dire, mi concentrerò già con la dottoressa, quindi vi invito a stare nei nostri schermi perché parleremo del suo libro, poi sicuramente chissà dove andremo a parare con Ilaria Cacqua, è già un'emozione quella, perché prima della diretta c'è sempre un po' di emozione, io non sono del settore, però ogni volta c'è una tachicardia che parte e non si ferma, però dicono che è normale, speriamo adesso da lunedì che non ci sia più comunque. Va bene, la ringraziamo, è sempre piacevolissima Grazie. leggerla perché questi sconvolgimenti interni che lei fa riemergere con la sua scrittura ci fa sempre porre delle domande. La premiamo virtualmente, la ringraziamo e andiamo all'ultima autrice con un premio da attivare.